Dedichiamo questo articolo di oggi a Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e Donne. La sua esperienza nel programma non la si può mai dimenticare, visto che è stato uno dei tronisti più divertenti della storia del programma. Scelse Pamela Compagnucci. La loro storia durò un po', ma poi, per incomprensioni caratteriali, lui decise di lasciarla mentre lui era naufrago nell'Isola dei Famosi. Poi è stato fidanzato per 6 anni e mezzo con Elena, una professoressa d'inglese, ed anche con lei è finita, e ad oggi vorrebbe riprovare a trovare l'amore a Uomini e Donne, ed infatti ha fatto un appello a Maria De Filippi. Ecco le sue parole. Fare il tronista è stata una bella esperienza. I partecipanti si trovavano a vivere situazioni talmente romantiche che alla fine è molto probabile che si innamorino. Maria ha avuto un'idea davvero geniale a creare un programma come Uomini e Donne. Spero di tornare a fare il tronista, ma visto che ho 38 anni, Maria dovrebbe farmi conoscere ragazze di 30. Con Pamela ci sono stato 1 anno e mezzo, ma, come molte storie, ha avuto un inizio ed una fine. L'ho lasciata io in diretta all'Isola dei Famosi 7. In quel periodo avevo preso una sbandata per Nina Senikar, è stato lì che mi sono accorto che non ero più innamorato di lei. Sono stato fidanzato per 6 anni e mezzo, con una ragazza che non c'entra con il mondo della TV, per questo non ho mai svelato il suo nome. Ci siamo lasciati nel 2017, a dicembre. In quel periodo sono sparito dal mondo dei reality per dedicarmi esclusivamente a lei. Ora sono single, non lo sono mai stato nella mia vita, se non per un breve periodo. Ho sempre avuto bisogno di avere, al mio fianco, una persona da amare. Ora ho 38 anni e mi rendo conto che più si va avanti con l'età e più è difficile trovare l'anima gemella, perché ognuno ha le proprie esigenze. Volevo andare a trovare Maria. Non la vedevo da tanti anni e poi mi hanno detto che lui cercava di fare un trono molto simile al mio. Le baciavo tutte, ma sempre con rispetto. All'inizio Mariano Catanzaro ha provato a fare così, ma è stato demoralizzato dalle critiche sui social. Maria, fammi tornare sul trono perché voglio trovare l'amore della mia vita. Sono certo che in trasmissione riuscirei a trovare la persona adatta a me. Voglio una donna che mi faccia ridere e che sia mia complice. Ma la cosa fondamentale è che ci sia rispetto reciproco.